Ciao gente, bentornati su Marvel Spider-Man. E adesso dobbiamo andare da MJ per una cenetta. Vediamo come andrà a finire. Metterlo, Tripla J. Pensavo che esagerassi sui rischi che corre questa città, ma dopo l'attentato al municipio è chiaro che avevi ragione da vendere. E molti mi hanno chiamato per questo, per congratularsi con me, ma io non voglio complimenti. Avrei preferito sbagliarmi, o meglio ancora, speravo che gli uomini di potere mi avrebbero ascoltato per poi agire di conseguenza. Ma non è andata così, e nulla mi garantisce che cambieranno idea. A meno che i cittadini preoccupati non alzino la voce. Fatevi sentire, gente, riprendetevi la vostra città. È l'unico modo per ottenere giustizia, oltre ad ascoltarmi ogni giorno, naturalmente. Come no? Che vuoi darla a bere? Ehi, hey, MJ! Allora, ho fatto spesa. Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti. Arrivo al volo. Preparati ad essere stupita. Avanti! Peter! Non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. MJ... Lo so, ma... Aspetta. Che cos'è? Ascolta. Poco prima. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Quell'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Devo tornare indietro. Eh? Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Happy, scommetto. Quindi il capo prende soldi da Martin Lee. Esatto, noi costruiamo questo mostro. Martin Lee finanzia le imprese del capo. Devo entrare in quell'ufficio. Beh, meglio se sistemi la bestione. Ora, oppure il capo se la prenderà con te. Cosa stanno costruendo? E cosa dovrà farci Martin? Piano. Ehi, tutto bene? Qualcosa. Attenzione. Che veicolo può montare gomme simili? Dov'è finita? Credevo di averla posata qui. Ehi, qualcuno ha visto una bussola da 316? Che diavolo era? No! C'è qualcuno lì! Come cazzo devo fare, scusa?
Ehi, qualcuno ha preso altra birra dopo l'ultimo giro? Da questo qua. Uè, ma è sparito. Ah, si è rispawnato di là. Cazzo, uno sta guardando. Qualche tipo di attrezzatura militare. L'ufficio deve essere a destra. Levati coso. Con molta prudenza. Ma dai. Ciccio, levati. Dai. Sì. Ehi. Cos'è stato avvenuto? Sarei rilevato un GPS. È una precauzione. Serve a proteggere il segreto industriale della polvere di là. Sembra da paranoici. Nessuno te l'ha chiesto. Quei barili sembrano importanti. Anche Max. Perché mi suona familiare. Dimmelo tu. Che c'è qui dentro? Capo, andiamo! Lì non la noterà! Wow! Minchia! Tu, Musto. Hai ragione, Rick. Non la noterà? Perché sarà sparita! Ho detto che... La giusto! Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. Che delusione. Serve un saldatore. Un tipo simpatico. Non posso mollare ora. Devo entrare in quell'ufficio. Che succede lì? Cos'è stato? Tua nonna. Forse. Un APC. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Deve... Guarda qui. Cioppa. Rilevatori GPS. Come intende usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Forte. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto, i vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Beh, sembra che lì ce l'abbia morte con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già. Vorrà dire che indagherò. Sai, pensavo... E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No, non una spalla. Una partner. Oh. Specia. Oh oh. Non di nuovo.
Zia, ma hai ragione. Peter sta meglio fuori dalla cucina. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta, non penserai che abbia a che fare con Lever? Scusa, il cuoce fuggì. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Ehi, sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo. Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia da più di 20 anni. Single, noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco. Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner. Suona bene. Ok. A dopo, partner. La polizia ha bisogno d'aiuto. Ti pareva? In che avete già l'esplosione della bomba? No, qui era tutto sfida, mi pare. Giusto. Ancora, ancora. Tre. Dove una scheda perfetta con le chip. Ok, questo sì che è utile, cavolo. Eh già, utile. No. Maledetti terroristi. Grazie per l'intervento, Spider. Prego. Abbiamo bisogno di un veicolo. Dentro ce ne saranno altri. Voi restate qui. Qualcuno andava di fretta. Spider-Man! Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive nell'attico, all'ultimo piano. Ok, aspetta qui. Per fortuna siete qui! Non trovo la mia auto! Credevo di averla parcheggiata a questo piano! Cosa hai detto? Taxi? Io ho capito taxi.
dimentico sempre di cambiare queste qua. Vabbè. Ah, il bestione. Anche voi lavorate qui! Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi! Bella prova! 10 l'impegno! L'ascensore è un suicidio, sanno che sono qui. Ma forse potrei sfruttare il vano ascensore. Elettrificato. Potrei riuscire a raggiungere l'attico da qui. Hai mi face. Uhui ci sono. Se mi avvicino. Domanda, se poi qua viene giù l'ascensore schiattano però così. E? Per poco. Sento il tizio ma non lo vedo. Scusa. Oh, bravo. Ok, ci sono quasi. Meglio restare nell'ombra. Sedete. Poteva andare peggio. Cazzo, cazzo. Mi sono scrollati di dosso. Ma devo essere importante. Ok, skippiamo, è buona. Calma. Shit. Edificio altino. Non mi incendiare, sul serio. Avrei detto Molotov. Via! Oh oh! Così non va. Ecco Standish. Ok, e ora? Metti la password. Prima i nemici in ottica. Cambio già. Sincronizzo la discesa di nanotessuto per liberare una devastante ondata di energia negativa. Ok. Qual è la scusa? Non mi ricordo. Grazie. Ah. Vabbè, un'onda d'urto. Fico. Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo KO. Dici? Mio. Buonanotte. Buona questa Pip. Aspetta.
Nonte, però vabbè, ok. Un po' di più. Dormi bene? Vuoi vedere se riesco a farlo tutto in stealth? Facci una dormita. Qui c'è qualcun altro? No, passiamo di lì. Che altro c'è? Di là il bestione. Seriamente riesci a alzare sto tipo? Minchia. Restano solo Chip e Chop, giusto? Perché io qua non ne vedo altri. Sul serio non lo senti? Mi prendi in giro allora. Non girarti adesso. Eccomi. Scommetto che non te l'aspettavi. Ok, via libera. Spero che Standish stia bene. Che sono sti versi? Qualcuno sta cagando sotto? Proviamo un'altra volta. Beh, non è andata proprio così male. Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevute di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Andiamo, andiamo! No, l'ascensore è... È andato. Tieni duro! Sono quasi! E cadi più piano! Preso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Ok,
Ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Tanto per strammatizzare. Ah dai, figo, come costume. Briga pure. Ehi, hey, Yuri. Stai bene? Sì. Ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto. Qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando. Forse ho una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Yuri? Me la sono cercata. Di faccia. Già. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo! Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su di lei. Costume nuovo? No. Allora, niente. Poi, per quanto sia bello come colpo, cioè come attacco, preferisco questo qua. Poi... ho detto, più tardi andare da Octavius a prendere il coso. Questo non si è ancora sbloccato. Dov'è la missione secondaria? Ah, da Octavius! Tombstone in marcia, ok, facciamo il prossimo. A me credo che devo fare per forza quello. Ok, forse sì, tanto sono vicino tu allora. Vedo, se arrivo lì e non succede niente o non c'è Jameson che parla, stacco il video, ciao. Tanto è vicino. Di Doc. Ah, ecco. Mi spiace disturbarti a quest'ora, ma sono in pieno fermento creativo. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali copie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivuole indietro, è chiaro, ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Doc sta lavorando anima e corpo. Spero che non esageri. Tombstone in marcia. No. Niente allora. Ok, io stacco il video, ciao.